Buongiorno. Allora, nella scorsa puntata, la terza puntata, eravamo arrivati a vedere l'ultimo decennio a livello globale, a livello globale. Oggi vi voglio parlare dell'ultimo decennio in Italia, e poi cominciamo a fare un primo ragionamento nucleare. Vi faccio risentire l'ultima frase del ricercatore dell'ente 100% pubblico del CNR, il professor Nicola Armaroli. Eventualmente i combustibili fossili sono diminuiti a livello mondiale dal 68 al 61 e la crescita enorme è stata nella parte gialla che sono appunto solare ed eolico, che sono passati da meno del 3 a più del 12% in 10 anni. Quindi questa rivoluzione sta già avvenendo. Bene, come dice il professor Armaroli, la transizione energetica sta già avvenendo, peccato che questo valga per il resto del mondo. L'Italia che cosa ha fatto nell'ultimo decennio? Beh, ve lo mostro subito con questi dati ufficialissimi, sono dati ricavati dal GSE, e mostrano due cose importantissime. Vedete, tra il 2010 e il 2011, in un anno solamente, sono stati installati 10 gigawatt di fotovoltaico, una quantità estremamente importante. Ricordiamo che una grande centrale a gas, a carbone, anche nucleare, tipicamente può essere un gigawatt. Quindi in quell'anno, nel 2010, vennero installati 10 gigawatt. Quindi ci fu un grandissimo balzo, un grandissimo balzo. Poi arrivò, a mio avviso, e non solo mio, l'ordine di fermare tutto. Perché se si fosse continuato con quel ritmo, 10 gigawatt di rinnovabili nuove all'anno, in pochi anni il consumo di gas, petrolio, carbone, e anche quel 10% che importiamo di nucleare a livello di elettricità sarebbe stato estremamente ridotto. Non dico azzerato, ma estremamente, estremamente, estremamente ridotto. Quindi venne dato di fatto l'ordine: blocchiamo le rinnovabili, gli incentivi vennero di punto in bianco azzerati invece di fare una discesa graduale, come nel concetto stesso di incentivo, che tu lo dai e poi gradualmente inizi a scendere in maniera che gli operatori si preparano. E anche a livello di campagna mediatica, partì una campagna mediatica che è durata 10 anni. Il combinato disposto di queste due misure ha sortito, purtroppo per noi, e ce ne siamo accorti nel 2022, con 100 e oltre miliardi di euro dati per calmierare le bollette, e con quei 100 miliardi avremo fatto 100 gigawatt di rinnovabili nuove, quindi non avremmo avuto il problema del caro bollette. E lo si vede plasticamente, appunto, che questo combinato disposto ha avuto effetto da questa diapositiva, guardando i dati appunto dal 2012 fino al 2019, in cui praticamente c'è stato un azzeramento della crescita delle rinnovabili, veramente pochi spiccioli, anche perché dovete considerare che le rinnovabili, diciamo, perdono di produzione per invecchiamento naturale e quindi perdono un 2-3% all'anno, e quindi quella minima crescita che c'è stata, giusto giusto, ha consentito di rimanere in linea con la produzione. Quindi, mentre nel resto del mondo, vi faccio vedere la diapositiva a cui eravamo arrivati, abbiamo assistito a un quadruplicarsi della produzione elettrica da rinnovabile, a un quadruplicarsi, vedete la parte gialla, solare e eolico sono quadruplicati, quindi precisiamo, solare e eolico sono quadruplicati nel resto del mondo. In Italia abbiamo avuto questo stop, questo fermo
della crescita che è durato praticamente dal 2012 fino praticamente al 2021, quando dopo aver iniziato il governo Conte 1, Conte 2, siamo riusciti a dare una spinta con il super bonus, perché ricordiamoci che la metà degli impianti installati negli scorsi anni sono impianti fatti con il super bonus. Quindi ricordiamolo ancora una volta. Quindi questa purtroppo è stata la situazione italiana. Ribadisco, il caro bollette del 2022 ci ha costato più di 100 miliardi di nuovi debiti, perché sono in realtà nuovi debiti. Se li avessimo investiti con calma durante questi anni che vedete piatti, non avremmo avuto assolutamente quel caro bollette che abbiamo avuto nel 2022. Adesso andiamo avanti con l'esposizione di Almaroli. Una notizia importante, no, perché qualcuno dice ma le rinnovabili non pesano tanto. Questa è l'Agenzia Internazionale per l'Energia, 3 mesi fa, che ci ha detto che nel 2024, domani, le rinnovabili produrranno più elettricità nel mondo, sto parlando di elettricità prodotta, del carbone. Naturalmente dentro qui c'è anche l'idroelettrico. Quindi quest'altrano ci sarà il sorpasso delle rinnovabili sul carbone. Ditelo a quelli che dicono, ah, perché la Cina fa il carbone. Questo è l'andamento a livello mondiale. I due dominatori sono... Mi permetto di farvi rivedere anche questa slide, questa diapositiva, che è ugualmente estremamente importante. Come vedete la linea verdina, almeno io la vedo sul verdino, è quella delle rinnovabili, è sempre dato globale di produzione elettricità, di elettricità. Quindi come vedete abbiamo le rinnovabili hanno già superato il gas come produzione di elettricità, quindi a livello globale le rinnovabili già producono più elettricità rispetto al gas e la previsione è che l'anno prossimo raggiungano e quindi poi superino anche il carbone. Quindi anche questo è estremamente importante per qualsiasi discussione vogliate fare sia con il vicino di casa che a livello politico, dal segretario comunale passando poi per i provinciali, regionali, nazionali e europei. Andiamo avanti. Eolico. Il trend fotovoltaico ed eolico è questo. L'anno scorso abbiamo superato un terawatt di fotovoltaico, quindi vedete partivamo da livelli molto bassi, l'eolico è partito più alto, questo è l'andamento di questi ultimi, degli ultimi 10 anni. Ma a me non interessa sapere quanti pannelli e quanti aerogeneratori sono stati installati, a me interessa sapere quanta elettricità ho prodotto io con sta roba, considerata la potenza installata alla fine del 2022. I numeri sono presto detti, prendendo conto del capacity factor medio mondiale, eolico e fotovoltaico fine 2022 hanno prodotto l'equivalente di 600 centrali nucleari da un gigawatt. 600 centrali nucleari o a carbone da un gigawatt. È un po' anche colpa vostra che avete ottenuto questo numero. Ecco, qui Almaroli dice un po' anche colpa vostra perché sta esponendo davanti agli imprenditori che installano fotovoltaico, quindi in questo senso va presa la frase. Allora terminiamo con questa slide, ve la ripropongo, perché ancora una volta fa vedere come il fotovoltaico, che è la parte di sinistra, il quadro giallo di sinistra, vedete andamento esponenziale 2012-2022, scusate la ripetizione, vi rifaccio vedere l'andamento italiano. Guardate l'andamento italiano piatto e guardate l'andamento mondiale esponenziale. Bene, fermiamoci qui con questa puntata. Nella prossima, come vi avevo promesso, cominciamo a fare un discorso anche di costi e tempistiche del nucleare tradizionale, del nucleare a fissione. Quindi alla prossima puntata.